vita è come un viaggio in treno. Quando si nasce e si sale sul treno, incontriamo coloro che crediamo ci accompagneranno durante tutto il nostro viaggio, i nostri genitori. Incontreremo anche tante altre persone importanti, sono i nostri fratelli, sorella, i nostri amici, parenti e tutte le persone che contribuiranno ad arricchire il nostro bagaglio. Molti scenderanno e lasceranno un vuoto permanente. Le fermate migliori sono le persone speciali. Infatti, il regalo più grande che questo viaggio può riservarci è incontrare la persona che ci farà innamorare e ci chiederà di occupare il posto migliore, quello accanto a sé. Ad alcune stazioni avremo anche delle sorprese meravigliose. Saliranno coloro che daranno il vero senso alla nostra esistenza, i nostri figli. Il grande mistero è che non sappiamo in quale stazione scenderemo. L'uscita di questo viaggio consiste nel cercare di andare d'accordo con tutti i passeggeri, di dare il meglio di noi stessi, di cercare il meglio in ognuno di loro e soprattutto dobbiamo imparare ad apprezzare le fermate migliori, contribuendo ad arricchire il bagaglio di chi amiamo. Per noi oggi non è l'inizio di un nuovo viaggio, né tantomeno un punto di arrivo, ma un coronare il nostro cammino, un ringraziare Dio per averci dato la possibilità di incontrarci.
Io Alessio accolgo te, Katia, come mia sposa e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Katia accolgo te Alessio come mio sposo e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.